Testino importantissimo domenica per l'Olimpica Basket, in cui c'è molto da giocarsi in chiave playoff contro un Vasano motivato più che mai. Nella decima di ritorno della Serie C di basket, i ragazzi di Bozza hanno lottato a testa altissima per circa un'ora contro la capolista Nardò. Ne sono usciti sconfitti con la consapevolezza di potersela giocare con tutti dopo una prima parte di stagione molto difficile. Per l'Olimpica un test importante, così come afferma al nostro telegiornale Yael Barrero, uno dei giocatori di punta di coach Gesmundo. Ogni partita è una finale e stiamo giocando bene dopo le ultime vicissitudini che ci hanno coinvolto. Sappiamo di dare il massimo prima a noi stessi e poi ai nostri tifosi che ci seguono con un grande entusiasmo. Fasano è da non sottovalutare assolutamente. L'avvio della gara alle 18 con la direzione arbitrale affidata a Soldano di Trani e nonna di Casa Massima. Yael Barreiro, allora finalmente siamo a una partita che potrebbe decidere sin dall'inizio una stagione che almeno per la prima parte del girone di ritorno è stata importante. Avete avuto più forza, avete avuto fiducia in voi stessi e avete vinto anche molte partite. Sì, siamo partiti con un po' di problemi durante la prima parte dell'anno, si sa già quali sono stati i problemi, adesso ci siamo ripresi e penso che abbiamo fatto bene in queste partite, abbiamo preso fiducia, soprattutto che avevamo perso tanta fiducia in noi stessi per causa delle sconfitte. Adesso niente, Fasano sarà dura e noi andiamo piano piano. Ogni partita per noi è una finale perché non possiamo sbagliare a questo punto se vogliamo entrare in playoff, quindi andiamo a giocare una finale la prossima a Fasano e cercare di vincere anche là. Senti Ale, come te l'aspetti il Fasano domenica? E sempre sarà una partita dura, loro in casa non vorranno assolutamente perdere, quindi ci aspettiamo una partita dura, combattuta e niente, cercheremo di fare meglio e giocare una buona pallacanestro per portarci la partita a casa. La fede dei vostri tifosi è stata determinante anche nella precedente partita di andata in cui veramente avete avuto tanta grinta e anche in casa nell'ultima che avete giocato. Sì, i tifosi sempre ci sopportano anche nelle sconfitte, niente, è sempre bello avere il supporto dei tifosi e ci aiuta molto per prendere fiducia in campo e per fare bene soprattutto. Grazie, in bocca al lupo. Il weekend del pallavolo è cominciato con una vittoria importante, ma anche con qualche tensione e di troppo. Nella quarta di ritorno della Serie D femminile, la capolista pallavolo Cerignola vince al quinto set contro la Pegaso Molpetta. Partita caratterizzata dall'inospitalità e dalla maleducazione del pubblico e della squadra di casa. Per la verità, le Opantini hanno onorato comunque con grande impegno agonistico un match che sin dalle prime battute è stato ad alti livelli, come testimoniano i parziali 20-25, 25-20, 25-23, alla fine 15-13, quinto set per la formazione Opantina. Vedere in certi campi comportamenti non consoni da parte di pubblico e squadra locale non è di certo una bella immagine per lo sport. Quarta di ritorno anche per la Serie B2, sia femminile che maschile. Dopo due trasferte consecutive, la Libera Virtus torna in casa al Palladio domenica alle 18 per affrontare la COS Potenza, che nella gara di andata aveva fatto la beffa di battere proprio le Virtussine. Avanti di 2-7 si sono fatte recuperare e poi sorpassare. Particolare sarà la partita per Svetla Angelova, in quanto è la ex di turno. Partita importante prima della pausa anche per l'Ipocea Udas. I ragazzi, guidati da Leo Castellaneta e Roberto Peraro, affrontano una difficile trasferta a Tricase, un terreno abbastanza ostico. L'Ipocea viene da una striscia di 3 vittorie consecutive e ha impressionato positivamente durante l'ultima apparizione, mettendo in evidenza e mostrando una migliore forma fisica e soprattutto di aver disputato una bella gara. Archiviato con 2 mesi di anticipo il traguardo della promozione nell'eccellenza pugliese, che non si è potuto festeggiare per la morte di un giovane tifoso dell'Audace, i ragazzi guidati da Massimo Gallo nella decima giornata del girone di ritorno sono attesi alla delicata trasferta di Apricena. I ragazzi di Massimo Gallo continuano con determinazioni e stimoli per continuare sulla strada della demolizione di qualsiasi primato.
Non sarà facile contro la formazione abricinese che in coabitazione con lo Sporting Ordona ha 10 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte per un totale di 38 punti in classifica. Adesso stanno cercando di rimanere in zona playoff. Inoltre, da 9 turni proprio l'Apricena non sta conoscendo nessuna sconfitta. Il calcio d'inizio è fissato alle 15 con direzione arbitrale affidata a Spina di Barletta.